Grazie Paolo, grazie Maestro, grazie a tutti di essere qua oggi, perché è un giorno estremamente emozionante per me, perché questo è uno spazio che è frutto di un'idea di una persona molto lungimirante con una visione incredibile che è Paolo, e quando mi ha presentato questo spazio ho subito capito le sue potenzialità. Io mi presento, sono Andrea Ravomattoni, sono un artista d'arte contemporanea, faccio lo street artist, queste cose le faccio con le bombolette spray. Io porto avanti in realtà una tradizione molto antica, che è una tradizione che è legata alla copia. La copia dell'arte, la copia può essere vista nell'antica Grecia, come nell'antico Egitto, come nella bottega di Raffaello. Ecco, io faccio questo in una maniera contemporanea, attraverso un utilizzo di un mezzo che è molto molto giovane, a meno di 30 anni, che è la bomboletta spray. E lo faccio in giro per il mondo. E sono nato a Varese, e quindi quando sono stato chiamato qua nella mia provincia, ho detto subito e accettato, ho detto di sì. Dietro alle mie spalle è un Guido Reni, un pittore che amo profondamente, è un dipinto del 1650 di Guido Reni, creato a Bologna, oggi l'originale, che è di 1 m x 60 cm, molto piccolo, si trova a Madrid, alla collezione Thyssen, è una collezione privata, però ovviamente il museo si può andare a visitare. La mia idea è quella di far uscire le opere d'arte dai musei, quelle di poterle regalare un po' a tutti. E in questo caso, visto che amo particolarmente Guido Reni, ho scelto anche un soggetto che amo particolarmente, anch'esso un soggetto che si tramanda di religione, di epoca in epoca, che è Davide e Golia, che è il piccolo che vince sul grande, sul cattivo, sulla forza bruta. Quello che mi piace di queste opere d'arte è che rappresentano sempre la propria epoca, e in questo caso ci troviamo nel 1600 sui colli bolognesi, con i castelli bolognesi, ed è stata rappresentata una battaglia alle spalle del Davide. Ma la cosa interessante è il Golia come viene rappresentato? Con l'armatura delle bande nere, le armature che nel 600 erano più volte, no? Queste armature erano state create appunto dalle bande nere per attaccare la notte, cosa che inizialmente non si poteva, non veniva fatto. Ecco, quindi ho scelto quest'opera e sono veramente orgoglioso che il maestro sia la prima persona che sia qui per il primo evento ufficiale, e grazie a tutti veramente della vostra presenza.